volevo fare un breve intervento in particolare sul nucleare, perché appunto dire che intanto volevo ringraziare il sindaco per essersi espresso pubblicamente a favore del referendum e anzi a favore del sì, che penso che sia una cosa veramente rara, anche se abbiamo visto ieri soltanto il pontefice che ci dà una grossa carica che magari ci aiuterà a raggiungere il cuore. In Vigevano in particolare sono 3 settimane che non facciamo manifestazione, volantinaggio, e devo dire che il problema dell'acqua è sentito molto dai vigevanesi, e in 3 settimane mi è capitato solo una persona che dicesse di essere favorevole alla privatizzazione. Tutte le altre persone che ho fermato per dare volantini, anche i miei colleghi, si sono tutti quanti espressi per un voto favorevole, quindi una croce su sì al referendum dell'acqua. E quindi in particolare vorrei fare un intervento sul nucleare, perché invece lì mi è capitato e mi capita quotidianamente, perché per lavoro sono negli ambulatori medici, di sentire persone che in particolare sono state secondo me un po' gabbate dalle fufole che vengono diffuse sul nucleare, e in particolare quando si parla di portafogli della gente sensibile. Quindi, anche se ho scritto una lettera che è stata pubblicata ieri sull'informatore, penso che valga la pena magari di ripetere, anche perché penso che oggi in sala sia presente un po' la crema che dicevano dal punto di vista dell'interesse su questi temi ambientali, e magari tutti voi che siete presenti avete occasione domani e magari domenica stessa di fare proseliti o comunque convincere queste persone che pensano di fare una buona cosa votando no su nucleare, oppure non andare a votare per cercare di non è ancora peggio fuori. E in particolare queste due bufole, una che è già stata in parte disaminata da Salvatore, sono: uno, che noi compriamo l'energia nucleare dalla Francia perché appunto ci costa meno, e quindi sarebbe il caso che facessimo anche noi delle centrali nucleari in Italia, in modo da pagare meno sulla bolletta. In particolare il dato che viene riportato è che in Francia spendono il 30-35% in meno dell'energia sulla bolletta energetica rispetto all'Italia. E la seconda, che tanto vale comunque averla in Italia, perché ce l'abbiamo in Francia al confine, quindi se scoppiano tanto vale che la stessa cosa in Italia che scoppia in Italia. Allora, sul primo punto vorrei dire che intanto non è solo la Francia con una bolletta molto più bassa, ma per esempio anche l'Austria, che è uno dei paesi confinanti, che non mi risulta, almeno che non mi smentisca, neanche una centrale nucleare attiva, eppure paga una bolletta che è esattamente uguale a quella dei francesi. Quindi ci sarebbe da chiedersi come mai, se si attribuisce al fatto che la Francia abbia delle centrali nucleari la loro bolletta bassa, altri paesi che non le hanno una bolletta altrettanto bassa. E in effetti sarebbe lungo entrare nei dettagli, e anche perché l'abbiamo già fatto in diverse occasioni. Noi in Italia abbiamo una bolletta che è gravata da un sacco di voci aggiuntive, fra cui anche le spese di commissioning, quindi di dismissione della centrale nucleare, che da 20 anni sono lì che stanno facendo danni. E in particolare ancora in Francia sicuramente non vengono caricati sulla bolletta elettrica un sacco di spese che si accolgono al Ministero della Difesa, quindi poi vengono scaricati sulle tasse generali dei cittadini, perché la Francia, sapete benissimo, è una potenza nucleare e ha testate nucleari, quindi tutta la filiera nucleare lavora sia per produrre energia elettrica, ma anche ha lavorato, se non altro in passato, per produrre l'armamento, e quindi chiaramente buona parte delle spese vengono nascoste da quel punto di vista. E di più sappiamo bene che queste centrali, una volta finito il loro ciclo di vita, devono essere dismesse. Ora, non Greenpeace o WWF, qualsiasi associazione ambientalista, ma Tremonti, non più tardi di un mese fa, anzi 15 giorni fa, ha dichiarato pubblicamente che noi siamo molto avvantaggiati rispetto alla Francia, e vorrà vedere il PIL della Francia come sarà messo quando incominceranno a dover dismettere le loro centrali nucleari. Questo perché fino ad oggi sfido qualunque economista a indicare un valore, una cifra per quanto riguarda lo smantellamento delle centrali nucleari. Non si sa, nessun paese l'ha ancora fatto. Negli Stati Uniti sono a uno stadio intermedio, stanno dismettendo le centrali più vecchie, e già dalle cifre che sono state spese si è capito che costa molto di più, molto più del doppio, probabilmente più del triplo che costruirle. E poi c'è il problema anche della gestione delle scorie, gestione che si protrarrà forse per 10.000-20.000 anni, siti militarizzati con tutto quanto. Quindi nessuno può oggi sapere quanto verrà a costare poi l'intera filiera della produzione dell'energia nucleare, perché non si può solo mettere per fondo degli occhi alla gente e dire che bisogna nel momento in cui si produce l'energia nucleare. Questo per la prima bufala. La seconda è quella del fatto che tanto vale averla in Francia, che tanto ce l'abbiamo, tanto vale averla in Italia, che tanto sono in Francia. Allora, io dico,
è successo meno di 3 mesi fa questo incidente a Fukushima. Avrete visto tutti il telegiornale che per un mese la zona di evacuazione intorno alle centrali è stata di 20 km. Poi gli Stati Uniti in particolare invitavano i loro cittadini a spostarsi di più, c'è stata una pressione internazionale, è stata portata ed è attualmente, mi risulta, mi correggetemi se sbaglio, a 30 km. Tokyo 200-250 km, forse arriva della redditività nell'acqua, nei prodotti delle campagne, però tutto sommato non è stato evacuato Tokyo. Quindi essere a 200-250 km come noi rispetto alle centrali francesi, può esserci a 20 km, forse una piccola differenza c'è. E quindi vedo tutti quelli che ancora oggi, come se hanno le fette di salame davanti agli occhi, che continuano a dire tanto ci sono in Francia, vuole avere in Italia, di andare ad abitare in Francia sotto una centrale nucleare dove la povera gente che ha 40 anni, che magari l'unico bene che ha la casa non riesce a venderla, finalmente può andarsene via e vendere la casa a queste persone che evidentemente hanno delle difficoltà di raziocinio a capire che in effetti non è esattamente la stessa cosa. Poi se qualcuno mi vuole smentire, possiamo anche analizzare quello che succede oggi in Italia dove ci sono le centrali che devono ancora essere dismesse. Sappiamo che per esempio Trino Vercellese, il bacino di contenimento, sta perdendo radioattività nella falda sotterranea, falda che tra l'altro è quella che alimenta l'acquedotto del Monferrato. Quindi allora avremo a breve un grossissimo problema, un'emergenza, perché si stiamo contaminando una falda. Per non parlare della gestione assoluta delle scorie nucleari, che sapete l'80% di quelle italiane sono conservate a Saluggia, sempre lì nel Vercellese, che sta un sito che è praticamente la zona dolenale della Dora Baltea, che è stato alluvionato 2 volte, l'ultima volta nel 2000, e appunto leggendo i tabulati della Protezione Civile risulta che erano pronti nel 2000 a rompere gli argini e a far allagare una grossa zona del Vercellese. Infatti la Protezione Civile aveva già diramato delle comunicazioni alla cittadinanza per portare i mobili nei piani superiori delle case, perché stava andando sotto il maggior deposito di scorie nucleari che abbiamo in Italia. Immaginate che cosa sarebbe successo in quel caso lì, cioè bidoni di scorie nucleari dispersi per tutta la pianura padana e poi che andavano a finire nell'Adriatico. Questo per dire che anche se non dovesse mai ripetersi un incidente nucleare come quello di Fukushima, e io non ci metterei la mano sul fuoco, perché nel 2008 Messina è stata rasa a suolo da un terremoto di pari magnitudo e da un maremoto ancora più grande, stando agli studiosi che hanno ricostruito, di quello che si è battuto 3 mesi fa a Fukushima. Ma anche se non dovessero esserci incidenti di quel tipo, mi sembra che in Italia non abbiamo la serietà per poter impiantare e soprattutto gestire nel lungo periodo degli impianti così potenzialmente pericolosi. Grazie. Nel 2008 si è stata resa solo Messina e qui c'è il miracolo italiano, perché l'ha ricostruito in 3 anni. No, scusate, nel 1909. Mi sono lasciato prendere. Qualche barra nucleare. Visto che ho cominciato il precedente Chiesa, concludo io. Una delle domande frequenti che ci vengono da chi si dice favorevole al nucleare è che il nucleare non inquina l'aria, nel senso che siccome la centrale nucleare funziona sostanzialmente come un enorme pollitore, praticamente si fa evaporare dell'acqua, c'è il vapore acqua e la reazione delle turbine si fa funzionare l'energia elettrica. Quindi dai comignoli della centrale nucleare non esce nulla di inquinante effettivamente. E siccome dobbiamo rispettare il protocollo di Kyoto, dice che entro il 2020 vanno ridotte al 20% le emissioni di CO2, i fautori del nucleare dicono ne abbiamo bisogno, perché qui dobbiamo trovare una soluzione per produrre energia elettrica senza inquinare l'aria, l'ambiente. Bene, anche questo non è del tutto vero, perché nel momento in cui viene estratto l'uranio, che poi fa funzionare la centrale nucleare, macchinari, i mezzi necessari per l'estrazione vanno a idrocarburi, quindi inquinano l'ambiente. Quando poi l'uranio stesso deve venire arricchito per rendere idoneo al funzionamento della centrale elettrica, ancora una volta c'è l'utilizzo di combustibili fossili e di emissioni. Quindi va da sé che è stato fatto uno studio il quale ha stabilito che per la costruzione della centrale stessa, per il suo approvvigionamento di uranio arricchito, a conti fatti una centrale elettrica durante la sua vita ha emesso come una buona centrale a metano. Quindi
anche sotto questo profilo, e non stiamo parlando di scorie, perché se ne è già parlato, anche sotto profilo dell'inquinamento dell'aria ambientale, non è vero che la centrale nucleare non emette nulla, perché il ragionamento va fatto per intero. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto, che è quello delle scorie, che alcuni scienziati come Veronesi, siamo stati a una conferenza non molto tempo fa, e Veronesi ha divulgato pubblicamente che lui si metterebbe le scorie nucleari in un bidone sotto il letto e ci potrebbe vivere tranquillo. Questa affermazione ha suscitato un certo scalpore, perché insomma uno scienziato dice una cosa del genere, non so come si fa il presupposto, non sono sprovveduto. In effetti non ha tutti i torti, perché se il bidone è ben sigillato e trattandosi di particelle alfa, che sono particelle radioattive che se raggiungono i nostri organi vitali ci fanno morire, le particelle stesse a breve distanza dal loro punto di emissione cominciano subito a perdere energia, e prima che hanno attraversato i nostri vestiti, la nostra pelle, quindi arrivare a recare danno, hanno perso ogni proprietà dannosa per il nostro organismo. Ma il punto non è questo, e qui il trucco di certi, non so, sono costretto a chiamarli scienziati perché sono scienziati, però quando personaggi di quel genere lì prendono denari, ad esempio dall'inceneritore di Brescia per la loro fondazione, e poi dicono in televisione che gli inceneritori non cagionano danno alla salute, per me non sono più tanto scienziati. Comunque, queste dichiarazioni che fa Veronesi non tengono conto del fatto che la radioattività dell'energia nucleare, una volta che viene dispersa nell'ambiente, questo lo sappiamo tutti, non decade. In termini della vita umana, permane per sempre, per migliaia e migliaia di anni. Quindi. E il punto è che, non decadendo, c'è un accumulo continuo. E noi, in qualche modo, non è che si muore perché veniamo fritti dalle radiazioni della centrale nucleare. È la continua contaminazione che c'è nel mondo, prodotta dalle centrali, prodotta, c'è anche una contaminazione, una radiazione naturale, proprio di oggetti del nostro mondo, ma è l'accumulo continuo di tutti questi processi, le particelle nucleari che vanno a depositarsi negli animali, nei vegetali, vengono ingerite, poi si sommano, eccetera, quando poi alla fine nella catena alimentare arrivano loro, c'è una somma di queste. Di questa radioattività che ci cagiona un tumore. Insomma, il punto è questo, cioè, siccome ogni volta che una centrale nucleare viene costruita, funziona nell'arco della sua vita, continua inevitabilmente, inesorabilmente ad aumentare nel mondo questa percentuale radioattiva che c'è, ed è la ragione per la quale insomma, ci si ammala di tumore sempre di più. E non mi si venga a fare un discorso come ho sentito da uno scienziato ancora una volta, quindi dicono, beh, ma qui si campa di più, c'è un tempo fino a 50 anni fa, quando devi avere 60 anni, era un vecchio e decrepito per andare all'altro mondo, adesso campi più 80 anni, 90 anni, capito? Perché la medicina funziona, sono strutture, eccetera, ma ti ammali, cioè, un tempo non c'era la percentuale di tumore che c'è oggi, la percentuale di tumore è aumentata sensibilmente, continua a aumentare. Magari non ci uccide più il tumore nel giro di pochi anni come accadeva magari tempo fa, magari non moriamo neanche più di tumore, ma facciamo una vita in cura. Questo non può essere un ragionamento accettabile quando ci sono altre forme energetiche. Perché è un aspetto, questo, abbastanza soggettivo, in quel riguardo al costo dell'acqua erogata dalla casa dell'acqua. Quindi ribadisco, io esprimo il mio parere personale. Mi trovo abbastanza concordo con quello che ha detto il professore Facchini, nel senso che siccome l'acqua è un bene prezioso, deve comunque avere un suo costo, proprio perché siamo tutti noi, tendiamo a sottovalutare quanto sia prezioso, quindi tendiamo a farne scempi a volte, la sprechiamo. E questo, anche sotto profilo etico, è un fatto profondamente immorale, perché c'è gente che muore di sete, quindi bisogna stare attenti a questo aspetto. Ed è vero quello che ha detto il professore Facchini. Nei posti dove in Italia sono stati, e sono tanti posti che ci sono a casa dell'acqua,
loro sono stati messi a casa dell'acqua e l'acqua è stata erogata in maniera gratuita, si sono verificati sprechi inaccettabili. Ora, io non dico che sempre bisogna penalizzare, però io prima ho dato un dato che poi mi sono che devo correggere, mi è venuto il dubbio, perché l'acqua pubblica rispetto all'acqua in bottiglia costa 200 volte meno. Quindi da 1 a 200 capiamo bene tutti che c'è un certo margine di ragionamento, no? Quindi la casa dell'acqua può benissimo erogare dell'ottima acqua naturale o addizionata di anidride carbonica, che comunque comporta un costo, e siccome la casa dell'acqua ha una funzione in sé duplice: uno, educativa, perché deve sensibilizzare il cittadino al bene prezioso acqua e alla certezza di poter bere un'acqua buona, pulita, a posto, come si deve, rispetto a quella in bottiglia che non c'è questa certezza, e quindi in virtù di questo deve avere un certo costo. Anche perché l'amministrazione, visto che fa un investimento, lo dico sempre a titolo personale, non è giusto che non percepisca un ridottissimo utile, ma proprio perché percependo questo ridotto utile potrebbe essere invogliata a fare più di una casa dell'acqua, attendendo in perfetta efficienza, manutenzione, eccetera. Quindi in ultima razza si verifica sempre un circolo virtuoso poi a beneficio dei cittadini, perché molti sono tra quelli gradiscono l'acqua gasata. E quindi uno dice, vabbè, devo al supermercato, mi costa X, ho poi un vuoto di plastica a perdere, che è inquinamento. E non solo, l'acqua minerale gasata che vado a comprare al supermercato magari ha percorso 500 km per arrivare in loco con emissioni atmosferiche. Quindi, dal mio punto di vista è un'aberrazione. Ora, io amo bere l'acqua gasata, ho la casa dell'acqua, pago volentieri un qualcosina che è meno di quello dell'acqua in bottiglia, ma lo pago volentieri, mi approvvigiono lì, l'amministrazione scopre che non è un costo a perdere la casa dell'acqua, ma ci fa un minimo di profitto, come ci fa anche la nostra SM con l'acqua pubblica delle condutture, come giusto che sia, perfetto, è vogliata farne altre, eccetera, e si innesca un circolo virtuoso per tutti. I cittadini scopriranno che potranno accedere a ottima acqua gasata, eccetera, pagandola molto meno rispetto al supermercato, con grande beneficio ambientale. Il tutto con un minimo profitto anche per l'amministrazione. Abbiamo tutto da guadagnarci. Quindi, mi sembra, credo di aver fatto un ragionamento di puro buon senso. Quindi, anche sul nucleare, ripeto, sul nucleare non sono ancora convinto al 100%, perché sento tesi differenti, e soprattutto anche qui perché sono preoccupato non sulla effettiva copertura delle rinnovabili da qui a 20 o 30 anni o 15 o quello che sarà, cioè copertura totale del fabbisogno energetico, ma sul fabbisogno energetico di qui ai prossimi anni, dove non sono così certo che solo le rinnovabili potranno diciamo rispondere al fabbisogno di energia che noi abbiamo. O ci convinciamo, magari anche una politica potrebbe essere anche quella di consumare meno, no? Sentivo che in Giappone, dopo il disastro di Fukushima, visto che insomma alcune centrali sono state spente, il governo ha chiesto ai cittadini di diminuire il consumo del 15%, quindi insomma sì, facciamo meno del nucleare, però finché non troviamo altre forme consumiamo meno. Per esempio, venendo qui in macchina, perché appena accendi la radio, ovviamente fortunatamente, ecco, anche qui io credo che campagne referendarie, anche se i promotori del sì dicono che o alcuni promotori del comitato appunto del sì dicono che non se ne fa, secondo me se ne è fatta, perché almeno in quest'ultima settimana se ne sta parlando giustamente molto, e appunto sentivo anche del fatto che potrebbe esserci un rispostamento verso il carbone, anche se il carbone oggi magari non inquina più come inquinava, come poteva inquinare 30 anni fa.
Quindi sono abbastanza incerto. Sul legittimo impedimento invece credo non abbia molto senso, se si vuole dare una risposta politica per dire che non si fanno le leggi a persona, non si può andare a votare sì, ma fattivamente già la Cassazione, a mio modo di giudizio, aveva cambiato abbastanza giustamente, a mio modo di vedere, la legge sul legittimo impedimento, dando al giudice, no, la capacità decisionale di dire quando i ministri o il Presidente del Consiglio è effettivamente impedito, e quindi lo è molto. Me, impedito nel senso della presenziale, e quindi secondo me anche in questo caso non è più come era nella prima versione. Però voglio dire, credo che il legittimo impedimento sia quello che almeno a me personalmente interessa meno. Trovo molto più interessanti e stimolanti anche, vuol dire, che toccano più direttamente la vita di tutti noi, quelli sull'acqua e quello sul nucleare. Ecco, adesso aspetto le contro, le opzioni, prego. Vai, salvo. Prego. Sì, salvo. Un po' inquadrato. Sì, esatto. Prego, prego. Grazie. Ma diciamo che parzialmente avevo risposto a queste domande prima del suo arrivo, però visto che oltre a lei sono arrivati anche tanti cittadini, può essere utile riferita ai movimenti, magari cerco di essere più specifico. Allora, se non ricordo male, lei parlava del fatto che l'energia di cui noi abbiamo bisogno comunque potrebbe anche crescere, questo è un punto. Allora, secondo me questo, no, anzi purtroppo, per fortuna non è vero, per due ragioni principalmente. Primo, perché già guardando i dati storici, noi da diversi anni che consumiamo sempre 340 terawattora all'anno, sempre, da almeno 5-6 anni. Secondo, non c'è nessuna ragione per cui i consumi debbano aumentare, visto che tantissime industrie, ai nomi, stanno delocalizzando verso l'estremo oriente. No, mi scusi, col consumo attuale io intendevo, siamo autosufficienti. Col consumo attuale, noi abbiamo oggi una potenza installata che ora non voglio dire i numeri perché non sono sicuro di ricordarli correttamente, comunque doppia, quindi indipendentemente dai valori assoluti, comunque quella che abbiamo installata è doppia rispetto al fabbisogno. Okay. Ovviamente tutto il mix, quindi quel po' che importiamo di notte perché quasi ce la regalano dalla Francia, più carbone, gas naturale principalmente, poi un po' di idroelettrico. Quindi non abbiamo assolutamente problemi. Ora, il professor Battaglia, come dicevo prima, diceva che d'inverno alle 19 è un'ora di punta in cui c'è un consumo che secondo lui non riusciamo a servire. Questa cosa non è affatto vera e soprattutto non può essere una centrale nucleare a gestire i picchi di fabbisogno, perché la centrale nucleare, una volta che viene accesa, non può, l'energia prodotta non può essere modulabile, come invece può essere per esempio per l'idroelettrico o per tante altre fonti. Il nucleare si accende e basta, si spegne quando si decide di dismettere la centrale. Quindi sicuramente la risposta ai picchi non è il nucleare. Non so, sul discorso economico, perché molti sono convinti che il nucleare costi poco. Non so, lei non ha parlato di questi in effetti, quindi lei condivide l'opinione invece di chi pensa che il nucleare costi ben di più di qualunque altra fonte? Devo essere sincero, non ho dati oggettivi per dire quella sulla che non si possono spegnere, l'avevo sentita anch'io, e poi visto che lei è un tecnico, avevo sentito che Rubbia invece in India sta portando avanti studi su centrali al torio, che invece sembrerebbe solare dinamico, che non sentisse la ecologia. Sì, infatti la cosa spiacevole è che veramente noi tutti gli scienziati li mandiamo fuori. Rubbia fa le centrali a solare termodinamico in Spagna, ci sono il professor Rossi di Gagliel. Parlavo, mi scusi, di sempre centrali nucleari ma basate sul torio e non sul torio, ho sentito questo oggi, e non sul uranio. No, io di questo non ho sentito, però ho sentito. L'ipotesi è di studio di Riccardo Rubbia, non so se qualcuno in. No, io questa notizia non l'ho ancora sentita. Invece io ho sentito parlare dell'invenzione del professor Rossi e l'ingegner Focati dell'Università di Bologna, che parlano di fusione nucleare e entro ottobre installeranno una centrale da non mi ricordo quanti megawatt in Grecia. Sulle centrali a torio posso dire io qualcosa? Allora, una tecnologia che si prevede... Microfono per favore. Centrali a torio effettivamente potrebbero risolvere il problema, perché se non ricordo male si parla di scorie che hanno una radioattività che decade nell'ordine dei 200-300 anni, però i primi 30 non sono così più nocivi.
Esatto, poi decade molto più in fretta e poi hanno una quantità di scorie infinitamente inferiore rispetto al nucleare da uranio a fonte di una produzione energetica molto maggiore. Quindi potrebbe essere una tecnologia che, insomma, con i dovuti modi, con il costruimento di siti idonei, eccetera, trattandosi dell'ordine delle centinaia di anni, non delle decine di migliaia, insomma, potrebbe anche essere perseguibile. Il punto è che la tecnologia che sarà prevedono possa essere messa a punto fra 30, 40 anni. Ora non se ne parla. Sarebbe il nucleare di quarta generazione. Per ora è fantascienza. Si ricordava 100, mi pare, che la potenza massima installata in Italia è di 101 gigawatt, adesso non mi ricordo l'unità di misura. Gigawatt. E la massimo picco di, diciamo, richiesto è stato raggiunto nel 2007, nell'estate del 2007, ed è di 56 gigawatt, quindi vediamo bene che abbiamo appunto praticamente il doppio del picco, quindi normalmente abbiamo molto più del doppio della richiesta quotidiana di quanto la produzione dell'energia. Sul fatto che le rinnovabili possano... Scusa, quindi non tutta l'energia per la nostra, no? Come dicevamo prima, un po' la portiamo dalla Francia, un po' dal gas. No, questa è la nostra potenzialità. Sì, sì. No, perché prima mi sembra si dicesse la importiamo dalla Francia. Infatti noi la importiamo dalla Francia perché ci conviene molto, perché siccome, come è stato già spiegato, le centrali nucleari di notte non si possono spegnere, cioè hanno dei cicli molto lunghi di accensione e spegnimento, allora, visto che di notte la richiesta cala molto, è praticamente la metà rispetto a quella durante mezzogiorno, diciamo, le ore centrali della giornata, allora a maggior ragione oggi che c'è la crisi, c'è una minore richiesta, la Francia ma anche gli altri paesi che hanno una grossa produzione di energia nucleare la svendono, e quindi diciamo, è questo il trucco, ci fanno credere che la centrale dell'energia nucleare costa poco perché non la compriamo quando la svendono. È come se uno va al supermercato e trovo l'offerta sulla San Daniele e dice cacchio, non compro più la mortadella perché conviene comprare il mistero San Daniele, però cioè, magari proprio perché scade il giorno dopo e ci fa l'offerta sul mercato, non è che sempre il costo generale dell'energia nucleare è molto maggiore. Addirittura l'ultimo dato dell'utente americano dell'energia, l'output 2010, la previsione degli impianti per i prossimi 10 anni la poneva come la fonte energetica più cara in assoluto, appunto facendo un conto non solo delle spese di produzione, ma anche poi spalmando sulle bollette elettriche dei consumatori anche le spese di smantellamento, di gestione e tutto quanto. Questa era una delle considerazioni. L'altra considerazione era sui pronunciamenti dei vari personalità, gli scienziati che sono pronunciati. Mi ha molto colpito, per esempio, l'altro giorno che al digiuno hanno fatto appunto nella rubrica, che come giustamente dicevi, per fortuna stanno parlando adesso di referendum, quindi anche i telegiornali ne parlano, hanno fatto le posizioni pro e contro e hanno intervistato Vendola, Michi Vendola e Margherita Hack. Uno ovviamente contro e la Margherita Hack l'hanno specciata come un intervento a favore. In realtà Margherita Hack probabilmente poi non aveva letto il testo del referendum e ha detto che lei era a favore delle rinnovabili, perché ci mancherebbe, che però era contro la sospensione della ricerca nucleare e soprattutto della possibilità di ricavare energia dalla fusione nucleare. Quindi vorrei, nel caso che qualcuno avesse dei dubbi, chiarire il fatto che il referendum non toglierà assolutamente, cioè non prevede di togliere il finanziamento della ricerca sul nucleare, cioè è solamente un pronunciamento per evitare l'impianto di nuove centrali nucleari sul territorio italiano. E soprattutto non si sta parlando di fusione nucleare, perché quella, come ci è stato detto, arriverà forse tra 30-40 anni, quindi e nessuno credo oggi possa dirsi... Scusa Plinio, non è corretto l'ultimo dato che hai dato. Sì, perché dici che ci sono già appunto le piante pilota che... 30-40 anni era quello che diceva Silvano sul torio, ma sono sempre a fissione, cioè cambia da uranio a torio. Invece quelle di fusione, a novembre del 2011 Rossi e Fogarty installeranno una centrale da 1,6 10 megawatt o 1 giga, non mi ricordo, comunque grossa, non per uso domestico, in Grecia. E poi ne faranno in serie, quindi parliamo nel giro di 3, 4, 5 anni potremmo avere centrali a fusione nucleare in tutto il mondo, se non è una bufala, ma parrebbe davvero, si sente che è una cosa vera, insomma.
quindi non 40 anni, ma 4. Esatto, aspettiamo di vedere se funziona. L'ultima cosa che vorrei dire invece è sul fatto che i nuclei nucleari possano supplire alla mancanza di centrale nucleare, perché già in Italia abbiamo visto che negli ultimi 3 anni possono coprire. E ci sono tra l'altro due, uno è il fatto che appunto entro il 2020 dovremmo avere il 20% di energia prodotta dalle rinnovabili. Intanto sappiamo che entro il 2020, anche se partissimo oggi, non avremmo centrali nucleari, quindi già automaticamente escludiamo questo problema, perché mentre invece il fotovoltaico e l'eolico lo possiamo installare oggi, quindi entro il 2020 possiamo sperare di avere una grossa produzione da parte di queste fonti rinnovabili. Ed inoltre un dato che mi ha molto colpito è che il progetto di abbandono del nucleare della Germania, che era stato tra l'altro programmato 2 anni fa, perché adesso si sta facendo pubblicità sul fatto che dopo l'avvento di Fukushima, che la Germania e anche la Svizzera stanno uscendo, ma in realtà 2 anni fa, quando è uscito uno studio molto interessante sul fatto che intorno alle centrali nucleari ci fosse una concentrazione molto maggiore di malattie di leucemia, infantili, eccetera, la Germania aveva previsto di uscire. Poi c'era stato uno stop intermedio e aveva detto: vabbè, abbiamo queste centrali che funzionano, ci forniscono energia e quindi dilatiamo il tempo di vita, non chiudiamole completamente. Dopo Fukushima invece si è tornato al piano originario. Il piano originale di uscire dal nucleare prevedeva comunque di coprire l'80% del fabbisogno energetico della Germania da fonti rinnovabili entro il 2022. Quindi voglio dire, se lo possono fare loro in Germania, non vedo perché non possiamo farlo noi in Italia, che tra l'altro con l'idroelettrico mi sembra che siamo già intorno a un buon 30% di... No, 15, 14,6. 14,6 più poi aggiungiamo il... Totale 22, tutte le fonti rinnovabili da 22. 22, quindi non siamo neanche a un... E poi appunto volevo passare invece a Silvano la risposta sull'acqua, che insomma è bastato un intervento a favore del no per arrivare molto il dibattito, in realtà lo ringraziamo molto lo ringraziamo, però adesso magari ripetendo una cosa che vi ha già detto, loro giustamente si scocceranno, mi dispiace, però abbiamo la possibilità di recuperare magari qualche sì, facciamo la questione dei quesiti referendari sull'acqua è che ed è questo che io proprio con il mio primo intervento ho contestato alle informazioni che mi hanno dato a livello nazionale, che è sì vero che viene data, ma non è a mio modo di vedere, e non solo a mio modo di vedere, corretta in questo senso. Se rimane così come siamo, cioè se dovessero vincere il no, cosa succede? Che entro il 31 dicembre, a partire dal 31 dicembre in poi, la nostra SNPG sarebbe obbligata a far entrare un partner privato nella gestione e dovrebbe conferirgli almeno il 40%, almeno il 40% dell'azionariato, che nel caso nostro, io descrivevo la nostra realtà, un paio di sangue, perché abbiamo una gestione assolutamente virtuosa, è perfetto. Il fatto che vinca il sì, dovesse vincere il sì, toglie il principio di obbligatorietà, non la possibilità che non entri in privato. Se vince sì e l'amministrazione comunale che dicevo decide comunque di avvalersi di un privato per la gestione dell'acqua, lo potrà fare. E questo qualsiasi, su tutto il territorio nazionale. Sì, ma infatti secondo me la legge è stata peggiorativa rispetto, io preferivo la normativa regionale attuale alla legge che ha fatto comunque poi successo. Però adesso mettiamo i dettagli, però capisco. Il punto nodale è questo qui, no? Giustamente ci sono realtà magari in Italia che non sono virtuose, dove l'ingresso nel privato potrebbe essere anche auspicabile, magari anche efficace e anche vantaggioso per la collettività, non è detto che debba sempre andare male. Il punto è che se vince sì, questa possibilità sarà garantita, quindi magari le cose non funzionano, comunque si potrà trovare una strada. Cioè, basta che non continui a pagare pantaloni, questo è un po' sì. La mia preoccupazione è che poi alzi le tasse o hai o devi trovare altri sistemi per mettere mano. Non paga più pantalone quando sono virtuoso, in realtà virtuoso come la nostra, cioè, insomma, in buona sostanza la politica deve far bene il proprio lavoro e il cittadino deve avere funzioni di controllo, certo. Perché se i cittadini se ne fregano e i politici hanno possibilità di intralazzare, come avviene purtroppo nel sud con la mafia o altro, è chiaro che questi milioni non ci sono. Non solo nel sud. L'altro quesito riguardava l'obbligatorietà di percepire da parte del privato, magari sul subentro, più 7% di utile sul capitale garantito.
E anche questo fatto è un fatto di obbligatorietà, cioè cosa vuol dire? Che l'impresa che subentra nella gestione, a prescindere dalla sua capacità imprenditoriale, percepisce garantito 7%. È un principio profondamente illiberale, che vuol dire? Non è un bot. Tu sei un bravo imprenditore, è una società privata, se sei bravo fai utili, se investi, se gestisci bene, fai i tuoi bravi utili. Se non lo sei, ci perderai, allora non farti neanche avanti. E quindi il referendum si dice, se vince no, garantisce questo principio di obbligatorietà. Quindi, mi passate il termine, anche un cane può andare a gestire l'acqua, fare dei disastri pazzeschi e prendere comunque il 7%, solo per sempre con un vantaggio economico. Se invece vince il sì, è tutt'altra cosa. Se uno gestisce l'acqua, se è bravo percepirà un mutuo, se non è bravo ci perde e sarà meglio che molli l'osso. Quindi, in buona sostanza, votare sì significa lasciare piena libertà nella, così, nella attuazione della miglior strategia per i cittadini. È completamente gratuita, ma in qualche maniera, giusto per evidenziare il fatto che un bene comune comunque importante, diciamo, è limitato, è importante che non sia, diciamo, che sia gestito opportunamente. Poi vorrei rispondere proprio al vice sindaco su un paio di cose, dove lei prima non c'era, abbiamo, e poi il presidente del consiglio comunale ha ricordato il discorso di, diciamo, che non abbiamo avuto nessun intervento in qualche maniera, diciamo, contrario ai quesiti referendari. Sul discorso del quorum, ad esempio, diciamo, c'era la possibilità di accorpare il referendum alle amministrative e purtroppo non è stata accolta. C'era una possibilità che mi ricordo che in passato, se non ricordo in che anno, era già stata, diciamo, autorizzata in qualche maniera, quindi quella era sicuramente un'ottima possibilità per anche diminuire i costi ai cittadini, per recarsi alle urne e raggiungere probabilmente il quorum. Per il discorso invece che diceva prima sul fatto di non deve essere sempre pagare il pantalone, bisogna, ci vuole una gestione oculata, diciamo, dell'acqua e non devono esistere sperperi, diciamo, nella gestione di questo patrimonio così importante. Sul sito del Forum dell'Acqua hanno pubblicato una specie di decalogo, proprio, diciamo, di che cosa si potrebbe fare, di che cosa possono fare le amministrazioni per poter correttamente reperire le risorse finanziarie per la gestione dell'acqua, mantenendola completamente in mani pubbliche, e quindi questo sicuramente reperendola fondamentalmente dalla fiscalità generale, però in maniera opportuna. Comunque, se non mi ricordo esattamente il decalogo, però è un documento pubblicato che secondo me è molto importante. Un'altra cosa che volevo dire, ritornando al discorso del nucleare, che non so se sapete che esiste la rete dei comitati ambientalisti palesi, che recentemente ha preso posizione sul discorso dell'acqua, del nucleare, e ha aderito ovviamente a tutte le iniziative per l'acqua pubblica e per il non nucleare. Vigevano Sostenibile aderisce a questa rete dei comitati, e la rete dei comitati stessa su tutto il territorio della provincia pavese sta presentando delle mozioni ai vari consigli comunali per poter far inserire, diciamo, nei vari, possibilmente nei vari statuti, l'indisponibilità, diciamo, di insediare qualsiasi attività relativa alla filiera del nucleare sui territori dei comuni, diciamo, che accetteranno questa proposta. Quindi questa cosa la sta portando avanti anche di Giorno Sostenibile, stiamo raccogliendo, diciamo, le 50 firme o comunque le firme che saranno necessarie per poter presentare la mozione al Consiglio Comunale. Quindi, diciamo, visto che questa sera abbiamo visto che tutto il Consiglio in qualche maniera è contro il nucleare, mi aspetto che questa cosa, questa mozione, quando verrà presentata, verrà accettata. Grazie. Bravo.